Tutti e bentornati nel mio canale! Spero che non vi siate spaventati per le urla, ma oggi mi sento particolarmente carica. Sarà perché mi sono svegliata che erano quasi le 10. Infatti adesso sono le 11 e mezza, ho già fatto un pochino di cose, ma ho tante tantissime cose da fare. I bimbi tutti e due a casa, perché comunque oggi per noi, Che giorno è oggi? Facile, oggi è giorno 6. Ma è sabato, giorno 6, sabato 6. E quindi sono tutte e due a casa. Quindi adesso troveremo un compromesso, vediamo come dobbiamo fare. Sì, amore. E niente, io spero di trasmettervi la mia carica, che oggi ve l'ho detto, mi sento proprio a bombazza. E vado a fare le mie pulizie perché ho veramente tantissime, tantissime cose da fare quest'oggi. Ci vediamo dopo. Allora, la prima cosa che vado a fare oggi è sistemare questi scontrini, togliere quelli che sono da buttare e tenere quelli che sono da conservare per le detrazioni. Non so se voi fate anche così, ma ogni tanto questo lavoro va fatto. E poi vado a dedicarmi subito alla gabbia di Bea, vado a pulirla. Gli animali sa di cosa sto parlando, gli animali hanno bisogno di attenzioni. E anche il loro habitat, diciamo, dove stanno, va pulito. Poi vado con il Winnis a pulire la lettiera. Il Winnis comunque è ipoallergenico, non contiene nickel o altre schifezze, quindi comunque è adatto anche per l'animale. Vado io con un pannetto e una tovaglietta che tengo proprio per lei, che poi vado a lavare e igienizzare a stendere. E mi piace usare questa perché è ruvida e vado più velocemente. E niente ragazze, poi vado appunto a lavare la tovaglietta. Metto un attimino fuori la lettiera ad asciugare, stendo la tovaglietta e mi dedico fieno e pellet a riempire la gabbia. Adesso la sollevo perché devo andare a pulire. Allora, chi mi segue sempre sa che io il Dyson è la prima cosa che vado a passare la mattina, proprio appena apro gli occhi, ancora prima di fare la pipì, perché poi vado a mettere a terra Giuliana, ci può essere paglietto del coniglio, ci può essere qualche cosina piccolina che lei può prendere e portarla a bocca, perché c'ha questa fissazione per il momento che qualsiasi cosa, anche minuscola, ne veda la porta alla bocca. Quindi Dyson io l'ho già passato in cucina e adesso l'ho svuotato e vado ad utilizzare le perline, queste qua che sono morbidente praticamente, della Lenor, che ragazzi mi sto trovando benissimo, perché praticamente mentre noi andiamo a passare l'aspirapolvere esce l'arietta e vanno a profumare tantissimo la casa. Allora io vado ad aprire, vado semplicemente ad inserirle dentro, stando attenta a andare nel filtro. Posso fare? Tutto di lato. E ci sono bastate. Tieni, ma le vedete? Non sono caramelle, amore. Dammele, sono le palline piccoline. Sembrano quasi delle mentine. Il profumatore. E ne bastano pochissime. Io le uso sia per la lavatrice quando devo andare a lavare capi più, diciamo, eleganti, qualcosa che è proprio più delicata, vado ad utilizzare questa, altrimenti vado con l'Enor classico o anche con il tesoro di Oriente, con cui mi sto trovando, ragazze, meravigliosamente. Questo qua, diciamo, che lo utilizzo per capi un po' più particolari, ecco, questo non mi veniva la parola. Va bene, vado a togliere il fieno che ho lasciato di Bea. Prima vado a montarmi l'aspirapolvere, dico così, come gli gnomi, no, magari no. Adesso quello che dicevamo l'altra volta, andiamo a sporcare e poi andiamo a pulire. Non c'è niente di strano e di assurdo. E io vado con un pezzo di rotolo solitamente, vado a raccogliere tutti i residui di schifezzine che sono rimaste. Ma com'è quando lavo la lettiera di Bea, com'è quando pelo verdure e altre cose, anche perché si andrebbe ad otturare lo scarico, quindi meglio di no. Poi ragazzi, io per lavandare
Per lavandare il lavandino, per lavare il mio lavandino che è in resina, quindi è poroso, l'ho detto tante volte anche in altri video, utilizzo solitamente la candeggina gel della Lidl, con cui mi trovo benissimo, ma oggi non ce l'ho terminata, quindi vado ad utilizzare questa, della Dexeril. Non è liquida, ma comunque sbiancherà ugualmente, perché pur sempre candeggina, io la lascio agire. Prima vado a lavare la scopina con la quale sono andata a pulire la gabbietta di Bea. Se mi fa la messa a fuoco, se non me la fa, niente, ok. Ma gioco del cappello, mamma. Vado con l'aceto di mele, perché comunque l'animale non è che può sentire puzza di detersivi o chissà che cosa. Sì, con le mani, perché tanto è la sua. Questa qua la utilizzo solamente per Bea, per pulire la gabbietta. Non c'è un'altra forata, ma mi trovo meglio con questa. Sta un po' messo male, vedete, macchiato. Io di tanto in tanto vado a fare questo lavoro, l'avete anche visto in altri video. Chiudo il tappeto, amore. La bambina è sul sediolone, non l'ho abbandonata, amore mio, qua mamma. Aspetta un attimo. Ok, vado velocemente perché la piccola mi piange. Ok, e vado ad aggiungere acqua, miscelare, riempio un po' e lascio agire. Cosa c'è? Gogobo! Gogobo! E ridi? E allora stai facendo finta di piangere? Vuole la mamma. E poi dovevo assolutamente dare una bella rassettata al frigo. Non parlo di pulirlo, perché per ora comunque sono andata a pulirlo molto spesso con il fatto della dieta, delle verdure, magari si crea dell'acquetta, cose che colano, quindi è pulito. Devo andare solamente a rassettarlo, perché c'è sempre un casino ultimamente tra frutta, verdura e cose varie, c'è sempre veramente il frigo incasinato. E a volte, non so se capita anche a voi, sembra che sia pieno, ma non lo è. In realtà sono solamente messe male le cose, perché adesso vedete quanto spazio vado a ricavare sotto mettendole meglio, incastrandole per bene. Ok, sono andata a sciacquarlo, è bello bianco, olè. Quindi adesso so che anche la candeggina non ha gelle, quindi con la liquida funziona, perfetto. Anche se con quella gelle, non lo so, mi sembra che essendo che la resina sia porosa va proprio a penetrare e viene ancora meglio. Però il tuo lavoro l'ha fatto. Candeggina Dexeril. Pausa, pappa Giuliana. Che prendiamo oggi? Ci sta di nuovo un po' di casino dentro questo cassetto, perché mi sono dedicata al decluttering degli utensili e qui c'è di nuovo un po' di casino. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Questo che è? Fagioli rossi, ok, vanno benissimo. Il piatto ve l'ho detto nei video precedenti che l'ho buttato via, bruttissimo veramente. Compri e paghi comunque dei bei soldini le cose della Chicco. Non tutto ovviamente, ma molte cose, come il piatto, è stato un flop assoluto, perché la plastica non può essere porosa a tal punto di macchiarsi di cibo, assolutamente. Un altro piatto, sempre Chicco, perché bambini piccoli, mamme di bambini piccoli, fatemi sapere nei commenti o comunque vi consiglio io. Un altro piatto è quello che ha la ventosa sotto, non ve l'ho fatto vedere perché l'avevo già buttato, quindi nel video del declaring della cucina e riordino non c'era, perché già l'avevo proprio fatto volare, eliminato. Praticamente era il piatto, sotto c'era la ventosa. Tra il piatto e la ventosa si andava a creare la muffa con l'umidità dell'acqua, se non lo si andava ad asciugare, a mettere direttamente nel colapiatti, si creava la muffa. Quindi un altro flop per questi piatti della Chicco, assolutamente. E vediamo che cosa abbiamo oggi per la dieta di Fede. Ok, zucca gialla, 100 g di zucca e 100 g di riso, perfetto.
Vabbè, la lattuga era male, ok. E siamo a 118, proprio l'ambulanza va. Tolgo un pezzettino, siamo a 104 e guardate che lavoro che devo fare ogni volta, ragazze. Devo arrivare a 100, quindi vado a togliere pezzettino per pezzettino. Devo andare a gradi, siamo a 103, un altro pochettino, poco poco. E siamo a 102, stacchiamo un altro pezzetto. 101 è meglio di così, non posso fare. La cosa più importante, quella più antipatica, è l'olio. Ne ha 16 grammi che dovrà dividere per tutta l'intera giornata. Quindi adesso io questa zucca devo andare a soffriggerla proprio con un filino, proprio un pallino d'olio. Devo andare a pesare 16 grammi di olio. Ci vuole pure precisione. 5, 6... 9. Ok, sono 19 e devo andare a toglierglielo, quindi vado con un cucchiaino. Credo che ce l'abbiamo fatta. E siamo a dopo pranzo e sembra che abbia mangiato un bastimento di soldati. Vado con il Nelson che per ora sto usando e sto trovando meraviglioso, sgrassa, fa un profumo fantastico. Niente, la parte più brutta del dopo pranzo è fare i piatti. Rimpiango sempre la mia lavastoviglie. In più sono con una mano sola perché Giuliana non voleva più stare per terra. Per fortuna era arrivata già insaponata, quindi sto solamente sciacquando. E con una mano possiamo anche sciacquare con una sola manina. E vado a pulire il gas oggi con lo stesso detersivo che avevo già nella pezzetta, che era il Nelson. E adesso l'aspirapolvere di nuovo, sì ragazzi, dopo pranzo spesso vado a passarla di nuovo perché comunque ci sono briciole e quindi la mattina a pranzo, insomma, questo Dyson comunque sta sempre in giro. Per fortuna che la batteria dura tanto perché lo vado ad utilizzare più volte al giorno. Questa è la situazione dopo pranzo, quando finalmente rassetto tutto. Che bello, ragazze, che bella sensazione. E vado a rifare i letti. Devo anche cambiare le lenzuola nel lettino di Gabriele. Dici, ma li rifai a quest'ora tu i letti? Sì, perché avendo una neonata, la realtà dei fatti è questa. Mia figlia la mattina si addormenta e io non ho il tempo di fare il letto. Non me lo dà il tempo di fare il letto. Quindi adesso vado a togliere le lenzuola nel letto di Gabri, felpe e cose varie. E niente, vado a cambiare le lenzuola nel suo lettino. E vi risparmio la parte noiosa in cui vado a cambiare le lenzuola. Fatto questo, vado a spruzzare tutto questo bell'orsacchiotto che si chiama Ben, per chi non lo sapesse, con il Citrosil disinfettante che elimina i batteri, perché comunque gli orsacchiotti con il pelo prendono polvere, acari. Mio figlio soffre di dermatite atopica, quindi è un lavoro che devo andare a fare di tanto in tanto. E vado a pulire il bagno, ragazze, comincio dallo specchio, segnatevi questa mousse 3 in 1, autopulente, brillantante e antipolvere, è meravigliosa,
veramente non lascia Loni e andiamo a pulire specchi e vetri in un battibaleno, in un batter d'occhio. I protagonisti di oggi sono sempre Ace Glitter, Smack Express, Zera Loni, il risciacquo immediato, che io amo, adoro, è veramente straconsiglio per chi non ha tempo, per chi vuole dedicare il suo tempo ad altro. Io, come vedete, sono andata a passare lo stesso tovagliolo, il pezzo di rotolo, per spolverare il lavabo, e così sono facilitata, togliendo la polvere, poi ad andare a usare il detersivo e non devo andare a risciacquare la pezzetta mille volte. È un trucchetto che faccio quando ho premura, e poi vado con l'ace glitter nel WC. Poi mi dedico a fare lo straccio nel salone, e gli toccava proprio, ragazze, era da un po' che non lo facevo, ma da un po' non intendo mesi, ragazze, facciamo attenzione, nel senso che nell'ultima settimana non l'avevo fatto. Il salone comunque è la stanza meno utilizzata della casa, ci va solamente mio marito, ogni tanto il bambino, a volte ci cena. Dice che il suo regno si mette lì con il tablet a guardare i cartoni e cena lì per non essere disturbato dalla sorella, e quindi vado con il detergente per pavimenti Lisoform, anche lui elimina i batteri. Poi vado a sistemare il mio adorato tappeto di Maison du Monde, l'ho presi lì e lo adoro, lo stradoro, ed ecco un'altra stanza bella profumata e pulita. E la soddisfazione di averla così, per poco comunque, molto poco. E provate degli ombretti duo chrome, sì, multicrome di Pastel Rose CUK, perché sono bellissimi. Se non le avete viste, vi pausa stanno caffè, raga. Sul canale. Sono le 16, le 16, sì. Adesso verso i bimbi mi do una rinfrescata la faccia, un po' di mascara, un po' di blush, vediamo. E devo andare a comprare gli omogenizzati e i pannolini, insomma tutto l'occorrente per Giuliana. E vado con Fede perché di pomeriggio è libero. Nel frattempo mi prendo il caffè, le vocine che sentivate. Se riesco a sbloccare il telefono. Sono loro. Un secondo. E ciao ragazze, le Martinos, stavo guardando loro, così, visto che stavo struccata, mi davano un attimo di ispirazione, visto che stavano parlando di palette, quali acquistare, e adesso che ci sarà il Black Friday, e appunto infatti già mi sento veramente ispirata a guardarle, sicuramente appunto mi andrò a truccare. Sì amore, sono le 16, devi fare merenda, ragione. Ragazze, ve le consiglio. Simpatiche, buone, belle, le Martinos. Un regalo, ve lo fate fare. Sono troppo simpatiche. Natale, poi vi dimenticate a Natale che vi hanno fatto il regalo e me ne fate fare un altro. Esatto, con lei. Mettiamo, non ne abbiamo prese, ma una qualsiasi palette di Natasha Denona. Quella che sì, assolutamente provare. Acquisterò, sicuramente acquisterò qualche cosina. Le grandi o le mini, perché secondo me... Per i Black Friday, raga, perché... Sto messa male proprio con le palette. Ne ho una e un'altra che sta proprio distrutta. Quindi sì, qualche cosina dovrei acquistarla. E tratta ispirazione dal video che ho appena visto delle Martinos, vado a truccarmi. Comincio con la, vabbè, fondotinta. Adesso sto sfumando la matita, che faccio sempre così. Comunque, come i video pulizie danno motivazione e ispirano alle pulizie, anche con gli make up fanno la stessa identica cosa, ma con il make up. Io avevo proprio bisogno di essere motivata. Vado con il mascara Miss Manga, con cui mi sto trovando alla grande, ragazza, non è la prima volta che lo compro. E sulle labbra il labello di Valentina Ferragni, che è un semplice lucida labbra. Il blush, comunque la Terra è dell'Astra, vado a metterla un po' su tutta la faccia, cioè non c'è un criterio. Vado un po' così, mi sciolgo i capelli e sono pronta. Non è spazzatura, è un sacchetto di vestiti di Giuliana che non gli vengono più e devo darli a mia mamma, li faccio conservare a lei. Sono tornata, sono le 19 e 5. Le lenzone sopra stanno quasi bruciando, quelle. Io sono già in pigiamina perché la prima cosa che vado a fare quando arrivo a casa io è spogliarmi, subito pigiama comoda. Perché sono di nuovo in pigiama.
io ormai il cartone non lo tengo più, spacchetto. Che io spengo la cappa perché sono sicura che se no non mi sentite completamente. Okay, vado a fare l'ultima di spacchettare l'ultima di omogenizzati a manzo. E adesso poi vi faccio vedere come li ho sistemati, ma chi mi segue sa già che li metto in verticale dentro un salva spazio. Al contrario di ciò che dice Marie Kondo. Però questi ragazzi stanno veramente bene nel salva spazio, vi faccio vedere. Ecco, sì, diciamo che non è proprio un salva spazio, è proprio un contenitore per tenerli in ordine. Invece di metterli comunque per così, che prendono più spazio e ce ne vanno meno, io li metto coricati. Questo è il risultato. Comunque sono andata a fare un bel po' di scorta per Giulia. Qui c'è un sacco di latte. Guardate quanto cartone sono andata a eliminare. Io li poso così, ormai da un bel po' di tempo senza la confezione, li sconfeziono e poi li poso. Allora, mini mini svuota la spesa, io sono stata da Demma. Ragazze palermitane, e anche nonno, fatemi sapere se andate da Demma, soprattutto chi è del vicino al mio paesino comunque di Palermo, penso proprio che chi ha bimbi piccoli vada da Demma. Demma non ha solamente comunque prodotti per i bambini, ma anche un vastissimo reparto detersivi, anche trucchi. Infatti sono andata a prendere questo ace, era prezzato 3,30 tutti e due, ma c'era lo sconto di 60 centesimi alla cassa. Voglio sconfezionarlo. Io non riesco a resistere ad aspettare, devo sconfezionare. Ok, e questo qui ce n'erano tre tipi: c'era quello sgrassatore universale, confezione blu, giallo, quello per la cucina, e poi c'era quello sgrassatore igienizzante. Che cosa poteva andare a prendere Emanuela? Fissata con i germi e i batteri, l'igienizzante. E infatti sono andata a prendere sgrassatore igienizzante. Questo qui con lo spruzzino è la meravigliosa ricarica. Poi sono andata a prendere la nutellina, questa qua piccolina piccolina, ce ne sono 200 grammi, dice mio marito saranno due cucchiaiate, lui lo dice perché ha dieta e non la può mangiare, quindi già mi ha guardato male, ma comunque mi ha fatto proprio gola. È questa della Baci Perugina e c'è scritto con granelle di nocciole all'interno, sarà buonissima ragazze, poi vi farò sapere. E poi sono andata a prendere due pacchi delle mie solite salviettine con cui mi trovo benissimo, idrofil, queste qua sono super convenienti perché costano 1,30 euro e ce n'è dentro 100 pezzi, non 72 come solitamente capita nelle altre salvettine, ma ben 100 pezzi. E comunque, infatti c'è scritto grande convenienza, comunque sono 0% alcol, rispettano comunque la pelle del bambino e anche di noi grandi, perché capita anche a me di usarle. Due bei pacconi, 200 salviettine. Poi sono andata a prendere gli spremi e gusta, mio figlio vuole quelli della Plasmon, anche quelli della Lidl e anche quelli dell'Eurospin, beh, perché poi si adatta, ma quando andiamo da Emma vuole gli originali, quelli della Plasmon, questi qua 100% frutta mista lui ha preso, sì, ma li ha presi tutti uguali mi sa, perché forse non c'era altro, va bene, li ha presi una decina. Poi sono andata a prendere i cotton fioc, questi qua con la pallina più grande, questi per proprio adatti per i bambini, perché mi erano terminati onestamente, andare a bucare il condotto di diva ai miei figli con quelli piccolini nostri non esiste, e quindi subito cotton fioc per bambini. E poi semplicemente delle spugnette, queste qua della Splendelli, insomma, tre spugnette sono quelle belle pacchionelle tipico siciliano, grassottelle, sono queste qua, non mi piacciono quelle fine, io uso sempre queste un po' più larghe, e niente, queste qua pagate 80 centesimi, nulla di che. La spesa era praticamente incentrata sull'alimentazione di mia figlia, omogenizzati, pannolini eccetera eccetera, tutto il resto è stato un contorno, ho preso giusto due cosine per me. Niente ragazzi, sto andando a fare una semplicissima prosciuttina a Gabriele, questo giocattolo penso che ormai lo odiate tutte, non se ne può più. Signorina,
Stai facendo la spaccata? Ok ragazze, il video finisce qui. È strano che siamo arrivate sono arrivata a fare un vlog fino a così tardi, perché solitamente i miei vlog si fermano prima di pranzo. Mi video pulizie. Un attimo, vado a girare la prosciuttina, altrimenti si brucia. Ok, girata la prosciuttina. Ragazze, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto dei prodotti dell'Ace, che è l'ultimo che vi ho fatto vedere, se ve l'avete utilizzato e come vi trovate, qual è meglio dei tre: lo sgrassatore universale, quello per cucina o questo qua igienizzante. Niente, fatemi sapere nei commenti, e se siete nuovi e la tipologia di video di vostro gradimento, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Grosso bacio a tutti e ciao ciao!